La malattia di Alzheimer è un processo degenerativo che colpisce in prevalenza gli anziani, ma non solo. Danneggia le aree cerebrali che governano la memoria, il linguaggio, la percezione e la cognizione spaziale. Non esiste ancora una cura, ma la diagnosi precoce permette di migliorare le condizioni di salute e di vita del malato. C'è molto che possiamo fare con i nostri comportamenti e la nostra disponibilità per alleviare la sofferenza dei malati. Vivendo a fianco di un malato, ci si preoccupa molto dei pericoli cui può andare incontro. Può avere non soltanto i sintomi della malattia, perdita di memoria, confusione, disorientamento, ma anche problemi fisici, vista, udito, equilibrio. Di conseguenza è esposto a parecchi rischi, ad esempio scottarsi, tagliarsi, cadere, prendere una scossa elettrica, avvelenarsi, assumere farmaci, causare incendi o esplosioni di gas. Come possiamo aiutare? Mettere in sicurezza l'ambiente in cui vive il malato. Mettersi nei panni del malato per prevenire potenziali pericoli. Tenere sotto chiave ciò che può rappresentare un pericolo, elettrodomestici, detersivi. Fissare dei corrimano e disporre l'arredamento per facilitare i suoi spostamenti. Dotare di chiusura a chiave porte e finestre. Assicurarsi che stanze e corridoi siano bene illuminati. Per saperne di più, www.alzheimer.it, www.divauniversal.it.